Mattioli che vi parla e vi saluta. Le immagini della esterna 3 di Napoli, coordinate dal regista signor Roberto Gambuti, vi giungono da piazza Guglielmo Marconi di Monte San Giovanni Campano. Siamo in provincia di Frosinone. Allestita dal gruppo Sipro di Cotena e d'Oliva con la collaborazione del comune, ovviamente, di San Giovanni Campano, riunione pugilistica che sta per vivere il suo momento clou con l'incontro valido per il titolo della Comunità Europea dei Massimi Leggeri tra il detentore Pietro Aurino e Paolo Ferrara nelle vesti di sfidante. Si tratta di un incontro che in apparenza può avere un esito scontato con i favori del pronostico tutti per Aurino. Tuttavia Ferrara, ricordo campione italiano, in teoria potrebbe avere tutti i numeri per contrastare fino in fondo il più titolato avversario, ma gli ostacoli per Ferrara sono tanti e non solamente perché Aurino è in possesso di un tasso di classe spontanea di livello superiore. Gli ostacoli sono anche di ordine psicologico soprattutto. I due pugili della stessa scuderia, la Sipro di Cotena e Oliva, e non vi è dubbio che all'interno tutti sperano nella conferma di Aurino, più giovane, più titolato, insomma più vendibile se vogliamo. Questo Ferrara lo sa e a volte si vede. Si vide per esempio quando i due si incontrarono un anno fa a Formia con il titolo italiano in palio. Ferrara seppe mettere in difficoltà Aurino, ma senza tuttavia pregiudicarne la vittoria che per lui significò anche la prima sconfitta. Aurino punta al titolo vacante europeo e tutti lo sanno, e questa sera è chiamato una volta di più a vincere e soprattutto a convincere, perché dovrà vedersela contro il turco, vedersela eventualmente contro il turco, dicevo, naturalizzato francese Turan Torpedo Bagci. Non un fine interprete del pugilato, ma un pugile tosto, capace sin qui di risultati importanti. Il pugile campano, eccolo qui, lo vediamo presentato sul ring, grande passato tra i dilettanti con un titolo mondiale ed un europeo, deve peraltro ancora dimostrare di aver ben digerito le gravi sconfitte contro Nelson per il mondiale WBO 2 anni fa a Londra e soprattutto quello dello scorso anno a novembre in Germania, a Lubecca per l'esattezza, quando fu preso letteralmente a pugni da Carlos Gomez, che conservò nettamente il mondiale WBC schiantandolo alla sesta ripresa. Quella fu una punizione credo inutile nella misura, e siamo all'inno italiano per i due pugili. Suggestione, l'inno italiano presentato qui a Monte San Giovanni Campano. Pietro Aurino, colonia Sipro, Cotena e Oliva, è nato a Torre Annunziata il 16 novembre del 1976, per cui ha 25 anni e mezzo, ne compirà a novembre 26. Il suo record parla di 22 vittorie, di cui 10 prima del limite e 2 sconfitte, le ho appena elencate, quelle proprio contro i due mondiali, per i due mondiali. Al peso Aurino ha fatto segnare 86 kg e 100 grammi, il limite dei massimi leggeri 86 e 183 grammi. Paolo Ferrara, anch'egli come detto colonia Sipro di Cotena e Oliva, è nato invece a Palermo il 26 giugno del 1970, per cui 32 anni per lui.
ha un record di 14 vittorie, di cui 7 prime del limite, una sconfitta, prima quella con Aurino per il titolo italiano di un anno fa, e due verdetti di parità. Al peso Ferrara ha fatto segnare 85 kg. Abito dell'incontro, il signor Pierluigi Poppi di Ferrara, giudici Guido Cavalleri, Adrio Zannoni e Giuseppe Quartarone. Supervisore europeo, la signora Enza Jacoponi, anche segretaria generale dell'EBU, l'ente europeo. Il medico dell'incontro, dottor Italo Ricagni. Si sta sgombrando il ring, l'incontro ovviamente sulla distanza delle 10 riprese. E direi subito uno spot pubblicitario prima dell'inizio. Andiamo. Lo sfidante Paolo Ferrara. Ricordo un dettaglio per Ferrara, il pugile palermitano proprio due notti fa ha perso la mamma. Una spinta in più forse, o in meno, chi lo sa, certamente siamo tutti vicini ovviamente al pugile siciliano, al quale va da parte di tutti noi un fraterno abbraccio. Ed è tutto pronto, Pietro Aurino lo vedremo in pantaloncini granata, mentre in pantaloncini blu con fasce bianche per Paolo Ferrara. È tutto pronto, c'è ancora un attimo di attesa da parte del tavolo della giuria che sta sollecitando l'arbitro Pierluigi Poppi a attendere ancora un attimo. Non comprendiamo il motivo, comunque siamo qui. Ecco Paolo Ferrara, una struttura fisica di notevole struttura, una struttura ottimamente strutturata, ecco, se vogliamo usare un termine. Possiamo cominciare finalmente, ecco qua, è tutto pronto ed è la prima ripresa, prima delle 10 riprese. Guardia destra ovviamente Pietro Aurino, come di consueto, però sia pugile che protende il destro. Molto agile Aurino, che dal punto di vista fisico, ecco, direi che lo vedo un tantino meglio rispetto ad altre esibizioni. Più tirato, al di là del peso che è più o meno simile, ma a volte qualche etto, qualche chilo di massa grassa può essere benissimo sostituita con il lavoro invece da una muscolatura più appropriata. È forse il caso di Aurino perlomeno giudicare così a occhio. Lavora molto bene Aurino ai fianchi di Ferrara, comunque in questo momento è lui che fa il combattimento. Ferrara si limita a incalzarlo, a tentare di incalzarlo, ma colpi da parte del palermitano ancora non ne sono partiti. Un jab e poi anche un sinistro da parte di Aurino. Pare molto pronto il pugile campano questa sera, perlomeno, ripeto ancora, segnatamente alle primissime fasi del combattimento. Intanto Patrizio Oliva, che è il manager di ambedue, si ferma Aurino, ma non deve farlo, l'abito Poppi lo invita a riprendere il combattimento. Dicevo di Patrizio Oliva, che siede a bordo ring, non è ovviamente direi all'angolo né dell'uno né dell'altro pugile, proprio per avere un atteggiamento equidistante per i due suoi assistiti. E Ferrara è legato, non riesce ancora a fare il suo pugilato, avanza ma così si propone da bersaglio pressoché fisso ai colpi di Aurino, che non chiede altro montante anche di Aurino col destro. Ora si è messo in guardia normale Aurino, ancora il destro. Di nuovo in guardia normale il pugile di Torre Annunziata. Un destro da lontano a vuoto da parte di Ferrara, il primo tentativo del pugile di Palermo, che ricordo è campione italiano dei massimi leggeri. Ferrara riesce ad arrivare a segno improvvisamente, si lancia in un attacco anche abbastanza ben congegnato. Ha conquistato il titolo proprio nel maggio scorso qui a Frosinone, qui vicino Frosinone, San Giovanni in provincia di Frosinone, e Ferrara batte Verna nettamente. Si servì al termine di questa prima ripresa, una prima ripresa che ha visto la supremazia netta di Aurino soprattutto nei primi due minuti, poi in chiusura, come lo vedete, Ferrara sta tentando di dare una
atteggiamento più logico al, al suo combattimento. Rara va a tentare di sbeffeggiare un tantino Aurina, ma insomma niente di che, una prima ripresa in favore di Pietro Lunino, e vediamo se sono più fortunati con uno spot pubblicitario. Lino con il maestro Zurlo, eccolo qui che lo segue da sempre. Ed è tutto pronto per la seconda ripresa, un primo round nettamente in favore di Pietro Aurino, che si è trovato di fronte un Paolo Ferrara bloccato, assolutamente incapace di produrre il proprio pugilato. Adesso vediamo se in questa seconda ripresa Ferrara riuscirà a togliersi da quel torpore con il quale è salito sul quadrato. Non sappiamo se la grave vicenda familiare influisca e in che misura. Io credo di sì, in misura negativa. Comunque a volte può anche essere una spinta psicologica superiore. Vediamo Ferrara come saprà interpretare dentro di sé quanto accadutogli. Lavora molto bene Aurino, comunque ho già detto, dal punto di vista della classe pugilistica Aurino è nettamente superiore, ma non soltanto a Ferrara, nella sua categoria in Italia quantomeno non ha uguali. Ora va a vuoto Ferrara, ma riesce a rientrare. Sinistro e destro di Ferrara, improvviso attacco del pugile siciliano, che arriva a segno magari non con eleganza ma con buona precisione ed anche efficacia, secondo me. Aurino notoriamente è una pugile che non ama sentirsi addosso l'avversario, non ama sentirsi braccato, pressato. Ora vediamo se Ferrara riuscirà a tenerlo sotto pressione. Il destro è quello di Ferrara, ma Aurino ha lavorato molto bene ai fianchi. Sta gestendo questo incontro Pietro Aurino con estrema intelligenza pugilistica. Risponde bene Ferrara, ma credo che i colpi di Aurino abbiano una maggiore efficacia. Perlomeno rispondono a un tema tattico chiarissimo. Bravo Aurino. E bravo, sì. Due colpi ai fianchi, poi un corto gancio. Tutti con il sinistro. Beh, occorre riconoscere che a volte la sua bravura è notevole. Ferrara però incappa nel colpo di Aurino. Intanto c'è il campanile della piazza che sta battendo la sua ora, e c'è stato Aurino, si è fermato un attimo guardando l'angolo pensando che fosse un gong un po' sincopato, invece no, sono i rintocchi della campana che segna le 22:45. Ancora Ferrara tenta di stringere Aurino in corpo a corpo. È un incontro durissimo questo per il campione italiano. Poi finta l'attacco, Aurino si toglie dalla gettata dei suoi eventuali colpi e rientra. Molto agile Aurino in queste prime due riprese, ed è un round ancora per Pietro Aurino. Vorrei sentire l'altro angolo. Meno nettamente di prima, però è una ripresa che occorre dare comunque a Pietro Aurino. Ma sentiamo se riusciamo l'angolo di Paolo Ferrara. Era un battimare. Chiaro, mettici un po' di montante d'attacco, spesso. Respira. Buttala. Respira profondo. Tu deciso, Paolo. A fuori secondi. Accorcio la distanza. Le mani sempre su. Ok. Oh. Beh, non è stato un colloquio di livello tecnico di alto spessore, occorre dire. Sì, pressalo, tieni sulle mani, ma insomma io pensavo a qualche cosa di più incisivo da parte dell'angolo di Paolo Ferrara. È chiaro che se lo incalza, incalzandolo in velocità, sì. Ride Aurino, il sinistro di Ferrara
è andato a segno, si sta scatenando Paolo Ferrara, sta incalzando Aurino con a coppia tutte le angolazioni. Pietro Aurino reagisce sorridendo agli attacchi dell'avversario, risponde con molta lucidità e precisione Aurino, che evidentemente si rende conto che quando vuole arrivare a segno ci riesce con una certa facilità. Il sinistro di Ferrara a segno, i due hanno un atteggiamento irridente nei confronti l'un dell'altro e non è il caso forse di combattere in questo modo da parte sia di Aurino, campione in carica, che di Paolo Ferrara, sfidante, il quale Aurino poi si ferma a parlare con qualcuno a bordo ring e Ferrara colpisce giustamente. È così che si fa sul ring. Comunque, solo che i due sono soltanto compagni, colleghi di scuderia, non certo di palestra, ecco, perché qualcuno si può chiedere, ma come, sono della stessa scuderia? No, non si allenano certamente assieme. Ferrara risiede e lavora a Palermo, mentre Pietro Aurino e attore Annunziata spesso si è recato ad allenarsi a Formia nella palestra di Patrizio Oliva, ma è tutto lì. Rappresentano ambedue la Cipro Cote in Oliva, ma finisce lì la loro colleganza. Paolo Ferrara sta venendo un pochino su, sta cercando di girare l'incontro su un lato meno tecnico ma più bellicoso, più boxato. E tuttavia vedete Aurino, quando si fa pugilato vero è chiaro che ha un predominio assoluto, la varietà dei suoi colpi è tale. Poi si mette a parlare all'angolo con Zurlo e qui sbaglia Aurino, e questi sono uno dei difetti del fuoriclasse di Reditori Annunziata. Bravo Aurino, pintare e poi rientrare con il sinistro. Ferrara si avvicina ma incappa nella serie di Aurino, poi ancora Ferrara a segno, ancora si incrociano, sinistro di Aurino, sinistro di Ferrara, passa sopra Aurino, il destro di Ferrara di striscio ma è arrivato a segno. A queste chiamate il campione italiano, sinistro da lontano di Aurino che poi si ferma. Non sappiamo, questi sono atteggiamenti che non condivido di Pietro Aurino. Si fa pugilato qui e non si fa altro. Una terza ripresa comunque è ancora in favore di Aurino, per quanto fatto ovviamente di maggior apprezzabile, di più apprezzabile. Sentiamo l'angolo di Aurino. Quindi tu automaticamente non ci devi cadere. Bene, sta a fare tutto per farti il nervosino, hai capito o no? E tu ci caschi. Portici le colpo lungo, quando ti sposta, un gioco di spostamento e rientrare un'altra volta, va bene? E non che ci fai portare le colpo io. Proprio devi pigliare sul tempo, entrare ed uscire. Spira forte. In effetti quello che ha detto il maestro Zurlo è correttissimo, è quello atteggiamento pugilisticamente corretto che Aurino dovrebbe avere, solo che il pugile campano non sempre riesce a rimanere in linea con una correttezza di gestione del proprio combattimento. Siamo comunque alla quarta ripresa, vediamo se Aurino penserà solamente a combattere, non girarsi a destra e manca per dire questo è scorretto, eventualmente, no? E poi non è neanche tapinato scorretto Paolo Ferrara. Certo avanza in maniera spesso dal punto di vista pugilistico scriteriata, se vogliamo, ma questa è una notazione che faccio io dal punto di vista proprio tecnico, o tattico per meglio dire. Il destro intanto di Ferrara a segno. Una sventola di destro che ha preso sull'orecchio Aurino, un colpo che se maggiormente caricato poteva essere anche pericoloso per il campione della comunità europea in carica, e parlo ovviamente di Pietro Aurino, mentre Paolo Ferrara, ricordo, è campione italiano invece in carica della categoria. Momento di pausa, è il primo accenno di interlocutorio, se vogliamo,
del combattimento. Siamo nella quarta ripresa. Fino a questo momento si incrociano i colpi. Fino a questo momento è abbastanza netta la supremazia di Aurino, che ha sfruttato appieno il suo maggior tasso di classe pugilistica. Favorito anche nel primo round da un atteggiamento di Paolo Ferrara, che è apparso completamente bloccato. Poi nel corso della seconda e terza ripresa Ferrara si è maggiormente sciolto, assale un pochino poco elegantemente, se vogliamo, Aurino, il quale si lamenta spesso troppo platealmente, perché Ferrara non fa altro che esprimere il proprio pugilato. Questo è, magari Aurino desidererebbe tutti i pugili del suo stesso tasso di classe, che magari potessero picchiare soltanto nei punti in cui sente meno male. Ha tentato Aurino di cogliere, di aprire la guardia di Ferrara per inserire un eventuale montante, la stava caricando, poi Ferrara si è allontanato e il disegno di Aurino è stato rimandato ad altro momento, eventualmente. Lavora molto con il jab Aurino, tuttavia adesso si muove molto Ferrara, anche se deve incassare il destro dritto da parte del campione. Poi si getta sulle corde Aurino per sfuggire al destro di Ferrara, lo fa bene, il secondo arriva a segno da parte di Ferrara, ma non così pesante, credo. Comunque ottimo ritmo da parte dei due pugili. Termina anche la quarta ripresa in favore di Aurino. Sentiamo l'angolo di Paolo Ferrara appena arriviamo col mezzo tecnico. Eccoci qua. Sciogli le braccia, non ci mettere forza, se non te ne esci. Via, respira. Butto. Respira. Dai, respira. Via. Su le mani. Devi andare dentro tu stavolta. Di rimessa. Ripiglialo su, piglialo. Capito? Oh, pum. Respira. Quali secondi? Sì, beh, l'angolo di Ferrara non si dice niente di particolarmente interessante. La cosa più importante forse l'ha detta il suo maestro prima che noi cominciassimo avessimo il riscontro microfonico. Ha detto: se non metti un po' più di scatto nei tuoi colpi non ne esci. Ecco, cosa che sta facendo effettivamente Ferrara in questo frangente. E siamo nella quinta ripresa. Ha provato Aurino, ma Ferrara si è tolto dalla traiettoria con buon tempismo. Sinistro di Aurino. Buona la serie di Ferrara, poi quando ha trovato il volo, ancora il destro di Ferrara. Prima la sua serie, due colpi ai fianchi, uno al volto di Aurino, poi ancora un destro che è giunto a segno. Non pulitissimo, ma secondo me efficace. E qui occorrerà vedere quanto Paolo Ferrara ne avrà per tenere sotto pressione Aurino e di contro occorrerà anche constatare, sarà interessante constatare se Pietro Aurino sarà preparato fisicamente al punto giusto, cioè se sarà in grado di mantenere questo ritmo, un ritmo fino a questo momento condito anche da ottime combinazioni pugilistiche. Ecco, sta facendo una serie di colpi al corpo di splendida fattura, va bene anche se poi i colpi vanno spesso sui gomiti di Ferrara, questo no. Bravo Aurino. E Ferrara tuttavia ha incassato senza battere ciglio. Beh, devo dirvi che il pugile palermitano è un duro nel vero senso della parola.
Paolino si ferma, abbassa la guardia e indica all'arbitro che ha colpito basso Ferrara, ma se Ferrara fosse stato più cinico sarebbe partito con un colpo al volto. In quel momento Aurino era senza guardia e chi si è visto si è visto, ma lo stesso Ferrara si è fermato un attimo. Il gancio intanto di Ferrara a segno, gancio sinistro, poi ancora Aurino insiste con questi colpi al bersaglio grosso, invitato anch'egli a alzare la gittata dei suoi colpi. Ma Aurino, quando porta queste combinazioni ai fianchi e poi al volto, è veramente di altissimo livello tecnico. E certamente constatare una volta di più la classe sopraffina di Pietro Aurino, e poi vedere che in questi anni di professionismo non ha ancora raccolto quello che sarebbe stato lecito raccogliere, viene un po' di rabbia e termina questa quinta ripresa, una quinta ripresa che io non mi sento di assegnare ad Aurino. Un livello di equilibrio tra i due, perché è riuscito a fare qualcosa di più Ferrara, anzi Aurino qualcosa in meno di conseguenza. Ma sentiamo l'angolo di Aurino. Ci devi mettere quei colpi che ci stai mettendo. A Roppi che fa? Devi ondeggiare sul tronco, non devi rimanere là. Porti che le colpi, ti sposta e poi rientra. E quando lui ti carica, tu sposti un po' per la testa, non ti arreda dritto, perché se vai dritto chi le capisce? Capito? Ti devi spostare sulla testa. Pochi secondi. E siamo alla sesta ripresa. Comincia la parte discendente del combattimento, una prima parte nettissimamente in favore di Pietro Aurino. Vediamo. Avete sentito Zurlo raccomandargli all'angolo di muoversi un tantino, stare laterale, muoversi sul tronco, proprio per evitare questi colpi di Paolo Ferrara, che sono colpi poco preventivabili, nel senso che partono spesso quando meno uno se l'aspetta. Perché è chiaro che Paolo Ferrara, come si dice in gergo, il colpo ce l'ha sempre in canna, perché la sua combattività è straordinaria. Quando prima ho detto è un duro, ma è un duro nel vero senso della parola, sul quadrato non ha mai fatto un passo indietro, non peraltro la sua prima e unica sconfitta l'ha subita proprio da Aurino quando i due si contesero il titolo italiano di categoria, ma fu una sconfitta estremamente onorevole per Ferrara, che per diverse riprese si è per mettere in difficoltà, più di quanto non abbia fatto fino ad ora Aurino. Molto mobile ancora Paolo Ferrara, siamo nella sesta ripresa. Però fino a questo momento i due non hanno combattuto. Ancora la campana. Forse vi arriverà anche a voi il campanile di Monte San Giovanni Campano. Batte le 11. Intanto l'attacco di Ferrara, tenta di reagire Aurino, il destro di Ferrara, il destro ancora di Ferrara, reiterato, mentre Aurino tentava di lavorare i fianchi. Ferrara ha portato due destri al volto, poi il destro ancora di Paolo Ferrara, che comincia a portare questi colpacci che non sono particolarmente eleganti, però come ho detto hanno una loro valenza, una loro efficacia. Il sinistro di Aurino, sinistro molto pulito, come peraltro sono tutti i colpi di Aurino, anche il destro del campione, che poi subisce un destro magari poco significativo questa volta da parte di Ferrara. Ora il combattimento vive di fiammate, chiamate molto belle peraltro dal punto di vista pugilistico, soprattutto grazie ad Aurino occorre dire, ma grazie anche alla combattività di Paolo Ferrara, che non fa un passo indietro e anzi colpisce appena gli si presenta un'occasione appena propizia. È bravo Aurino, questa volta poi è costretto a incassare qualche cosa sulla spinta di Ferrara, spinta agonistica intendo, non spinta fisica. Sinistro di Aurino sul guantone dell'avversario, colpisce basso questa volta fatalmente Aurino, praticamente colpito su un'anca, la Ferrara non se n'è dato per inteso e termina
La sesta ripresa, anche questa su un piano di equilibrio tra i due pugili. Vediamo di sentire subito l'angolo di Ferrara. Respira. Ti vuoi sedere un po'? No. Sicuro? Apposta. Tanto. Respira, dai. Sciogli queste braccia, sciogli queste braccia, sciogli queste braccia, via, dai. Oh, vuoi lavorare in velocità? Me li porti due che colpite, ta 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 ta. Eh? Come ti messo in palestra? In palestra, poi passi sotto. Fai queste cose, falle queste cose, falle queste cose, Paolo. Falle, falle. Vediamo, come ho detto, non c'è molto da... da trarre dall'angolo di Paolo Ferrara, certamente maggiore velocità, maggiore tutto, certo, ma settima questo ripresa. È scontato. E siamo alla settima ripresa. Magari Ferrara dovrebbe muoversi maggiormente alla propria sinistra, ovviamente quando Aurino nella sua guardia naturale. Adesso invece Aurino si è messo in guardia normale, cioè protende il sinistro avanti come Ferrara, come tutti coloro che sono destri. Lui è mancino e porta avanti invece il destro. Ora si rimette in guardia normale per lui Aurino. Settima ripresa, il vantaggio di Pietro Aurino è netto, il tocca d'anticipo il pugile di Torre Annunziata. Tocca anche Ferrara. Si presta abbastanza scoperto poi Ferrara a un colpo di Aurino che per sua fortuna arriva un po' basso e viene bloccato dalle braccia. Destro di Ferrara. Ha provato la sorpresa Ferrara, non c'è riuscito. Ma tatticamente la sua idea era ottima. Poi rimane lì Ferrara per un momento, si copre. Aurino non ne approfitta in maniera completa. Ancora Ferrara che tenta di togliere un po' il respiro ad Aurino, standogli attaccato, tentando poi queste fiammate improvvise. È riuscito ad arrivare a segno Ferrara in un paio di circostanze. Poi vola un paradenti. Non so se sia di Ferrara o di Aurino. Ora Ferrara bracca l'avversario. È di Ferrara il paradenti? Sì, è di Ferrara. Aurino. Viene consegnato il paradenti all'angolo di Ferrara. Tutto a posto. Il regolamento non consente di combattere senza paradenti. Può essere pericoloso non per i denti in se stessi quanto invece per ferita nella bocca. Destro doppiato da parte di Ferrara, ancora un destro di Ferrara pesante questa volta. Aurino giù, sinistro di Aurino e rimane giù Aurino. Rimane giù Aurino, no? Si rialza. No, si rialza e non riprende il combattimento. E no, sono passati 20 secondi. Sono passati 20 secondi e più. Un richiamo a Ferrara. Ecco, colpo di testa. Ferrara accetta. Per cui è no down e richiamo. Chiaramente per Paolo Ferrara, testata, poi lo rivedremo, l'ha già fatto vedere forse il nostro regista Gambuti, termina la ripresa. E Gambuti, se possiamo rivedere questo episodio, io ero intento a guardare la reazione dei due pugili, se possiamo rivedere subito. È stato un destro di Ferrara, poi un sinistro, ma nel mezzo evidentemente deve essere scattata una testata. Ecco,
vediamo un pochino, ah, eccola qua, la testata venendo su, ecco, io ero proprio in asse con Ferrara e non l'ho visto, ecco, in asse così, ho visto il sinistro che adesso è partito, ma prima c'era stata la testata effettivamente abbastanza netta da parte di Paolo Ferrara, che ha subito un richiamo proprio per questo episodio. Per cui testata di Paolo Ferrara. Io ero in asse perfettamente con i due pugili e non ho visto il testata plateale peraltro, ma soltanto il sinistro di Paolo Ferrara, che peraltro sportivamente ha ammesso con l'arbitro di aver colpito con la testata. Ora se l'ha fatto, l'ha fatto in maniera involontaria comunque. Peraltro Ferrara è un pugile particolarmente corretto. Magari disordinato, ma certamente non scorretto. Ancora Ferrara tenta di raggiungere Aurino. Un incontro comunque che ormai sta volgendo nettamente in favore di Pietro Aurino. Infatti Ferrara non sembra nelle condizioni di poter mettere in difficoltà più di tanto il pugile. Torre Nunziata il destro intanto di Ferrara. Si continua a lamentare Aurino, ma non vi sono state testate. Ha rallentato un po' il ritmo Aurino, come è ovvio che sia. Ferrara invece continua ancora su buoni livelli. Poi sull'abbrivio dello slancio di un colpo mancato, Ferrara va al tappeto. Ottima schivata di Aurino, Ferrara non ha trovato l'obiettivo, è andato liscio, è andato lungo. Destro di striscio da parte di Ferrara. C'è forse una leggera ferita. Però si ferma Aurino, non potrebbe fermarsi. Non si potrebbe fermare. L'abito a Poppi, vediamo un po', non so se è stata una testata, però consente ad Aurino di fermarsi, di prendere, ma o richiama e si è fermato Ferrara perché ha perso i paradenti e Aurino ne ha approfittato. Forse Ferrara non ha gradito questo. Comunque, qualche fase non previamente logica in questo combattimento. Colpisce alla nuca Aurino, termina una ripresa difficile. Ma non ho capito quando Aurino si è fermato, sentiamo il suo angolo. Ma non esiste, Circa i fuoco, girati che hai fatto? Ti spostano. Andiamo, non lo devi accettare quando viene lui a fare la battaglia, l'hai capito o no? Ti viene a fare la battaglia, non tu sei un cucciolato. Ma sto pazziando, ma è un ma sei pazzo, tu sei pazziano, però che lui fa seriamente, tu fa seriamente. Un problema che non si pazzia. Rivediamo Gambutti questo episodio. Proviamo a rivederlo con attenzione, perché se l'arbitro ha consentito ad Aurino di fermarsi. Ecco, qui c'è un abbraccio. Queste sono fasi abbastanza, direi, tipiche. Comunque non c'è spostamento. Non è arrivato così nettamente questa volta Ferrara. Comunque la nona e penultima ripresa, il vantaggio in tutti i casi di Aurino è abbastanza netto, anzi è nettissimo, più che abbastanza netto. Ricordo che poi sarà impegnato Sven Paris, idolo locale, ragazzo di Frosinone, giovanissimo. Questa sera
disputerà il suo quarto incontro da professionista e sarà opposto a un pugile ungherese, Virgil Meleg. Ancora Ferrara intanto tenta di incalzare l'avversario. 1-2 di Aurino. C'è da fare quando Aurino si mette in testa di fare a box, di fare la box vera, non ce n'è per nessuno, perché ha un tasso di classe spontanea, come ho detto anche in apertura, di altissimo livello. Ora deve subire qualche colpo da parte di Ferrara. Reagisce subito comunque. Occorre dire che la cura di Oliva, abbinata ovviamente al lavoro del maestro Zurlo, sembra cominciare a dare qualche frutto, perché Aurino, così continuo e anche fresco fisicamente e mentalmente, era da tempo che lo si attendeva. Certo, ancora qualche atteggiamento non ancora da professionista, nel senso, gli manca quella determinazione che un pugile deve avere sul ring: deve pensare soltanto a combattere, né a girarsi verso angolo, verso altri, per lamentarsi di eventuali scorrettezze dell'avversario. Lui deve pensare soltanto a combattere. C'è un arbitro che è lì apposta per individuare eventuali atteggiamenti fuori dalle regole dei due pugili. Il destro di Ferrara, la spinta di Aurino, che continua a essere molto mobile, ormai sta andando sull'abbrivio, sullo slancio di 9 riprese, la nona sta per terminare, condotte con buona capacità. Il destro di Aurino segna, ben preparato, ben portato il colpo, e Ferrara non credo riesca a fare ancora più molto, più di quanto abbia dato. E in fatto di generosità e di grinta, Paolo Ferrara ha dato moltissimo. Ho detto che è un uomo coraggioso, per lui non esiste il termine andare indietro, il verbo andare indietro non esiste, lo ha dimostrato anche questa sera. Termina la nona ripresa in favore di Pietro Aurino, ma Paolo Ferrara sta dimostrando ancora una volta tutto il suo coraggio, tutta la sua disponibilità agonistica. Sentiamo proprio l'angolo di Ferrara. Là, stiamo andando d'attacco, si gancia di fumo, e gancia destro, spostando, non tanto invece, spostando, ci siamo, sapete, sì, Paolo, respiro, sulla mano, ci siamo sicuro, Paolo? Sì. Respiro. Intanto Paolo Ferraro, occorre dire, non si è mai seduto negli intervalli tra un round e l'altro, è sempre rimasto in piedi, segno evidentemente di preparazione di altissimo livello, ma come ottima si è dimostrata la preparazione questa volta di Pietro Aurino. E siamo alla decima e ultima ripresa, netto è il vantaggio di Aurino, che si sta avviando a conservare con pienissimo merito la sua cintura di campione della Comunità Europea, un ottimo viatico, considerando anche la prova convincente che era chiesta e che Aurino ha dato, ottimo viatico direi per tentare la scalata al titolo continentale completo. Il titolo è vacante e dovrà vedersela, come ho detto, con il turco naturalizzato francese Turan Torpedo Bagci. L'asta ci sarà fra qualche settimana ed è chiaro che Oliva e Cotena tenteranno di tutto per vincerla e portare il combattimento in sede italiana. Mai Aurino ha il combattimento in mano, tenta di dare velocità di dare ritmo. Ancora l'assalto di Ferrara, richiamato solo verbalmente, abbiamo visto intanto Patrizio Oliva,
che come vi ho detto ha preferito starsene ad guardare il combattimento. Destro sinistro di Ferrara, è costretto a difendersi questa volta Urino, lo ha fatto con buona lucidità. Un destro da lontano di Ferrara, non particolarmente apprezzabile il colpo del palermitano, poi sono colpi volanti da parte di Urino, un destro di Ferrara caricato che ha sfiorato soltanto Urino, per fortuna del campione che adesso, come detto, come ha fatto anche prima, irride un tantino l'avversario e magari sbaglia, perché direi che Paolo Ferrara merita l'onore delle armi in questo combattimento che ha saputo condurre con orgoglio e coraggio. Tenta Ferrara, ora Urino gigioneggia un pochino, un po' di platea per i suoi sostenitori che sono numerosi, e termina il combattimento. Termina il combattimento, vince con pieno merito Pietro Urino. Per Paolo Ferrara l'onore ovviamente è delle armi, per il coraggio che ha saputo mettere sul quadrato e per la grande preparazione con la quale si è presentato qui a Monte San Giovanni Campano, un incontro per vincere il quale ci sarebbe voluto forse un qualcosa in più nel DNA pugilistico del pugile palermitano, campione italiano. Ma ha avuto anche la sfortuna, chiamiamola così, Ferrara, di trovarsi di fronte un Pietro Urino tirato pressoché a lucido. Pietro Urino in nuova versione, vi ho già detto che il lavoro evidentemente è di Patrizio Oliva, unito ovviamente a quello del maestro Zurlo, sta cominciando a dare qualche frutto, perché un Pietro Urino così determinato, così lucido e così anche in grado di boxare con varietà, perché stasera ha fatto vedere un pochino di tutto, lavoro al bersaglio grosso, lavoro a corpo, medio, a volto, variazioni, diretti, jab, gancio, insomma ha fatto divertire coloro ai quali piace il pugilato quello vero. Ed è una serata importante questa, per quale motivo? Perché Urino indubbiamente consideriamo che non ha neanche 26 anni. Ed è un pugile che può riservare a se stesso e di conseguenza anche agli appassionati italiani delle grossissime soddisfazioni, a cominciare da questo titolo europeo che probabilmente Cotena e Oliva riusciranno, del quale riusciranno a vincere l'asta probabilmente, e combattere in Italia per Pietro Urino vorrebbe dire avere qualche probabilità in più di aggiudicarsi il titolo europeo. Vedremo, mentre siamo in attesa del verdetto ufficiale, che ovviamente è scontato, il divario è stato talmente ampio che non si deve neppure attendere poi molto. I giudici, vi ricordo, Guido Cavalleri, Andrea Zannoni, Giuseppe Quartarone, mentre l'arbitro è stato il signor Pierluigi Poppi. Ancora qualche momento, allora, eccoci qua. Quartarone. Da 97 punti a Urino, 97, 91 a Ferrara. Io non ho fatto le somme, le faccio subito. 98, no, 97, 91 chi? 97 punti 97, a Urino, 91 a Ferrara. Cartelli tutti uguali, io ho fatto adesso la somma, in effetti è 97 a 91. Giudice Cavalieri, 98 punti a Urino, 98. 90 a Ferrara. 90 ovviamente a Ferrara, vittoria nettissima, vittoria nettissima per Pietro Urino, che si conferma così campione della comunità europea con pienissimo merito, ma
l'onore delle armi nettamente anche per Paolo Ferrara. Ecco la signora Jacoponi che cinge Aurino della cintura di campione della Comunità Europea, la foto di rito per Paolo Ferrara, deluso ovviamente, ma occorre dire e ribadire, per meglio sottolineare, che più di questo oggettivamente Paolo Ferrara forse non avrebbe potuto offrire sul quadrato questa sera. Vediamo se riusciamo a sentire Aurino. Se mi date un microfono, posso avere un microfono? Eccolo qua.